Bang è nata dalla passione comune per la cucina mia, di Giovanni e dell'ex socio Edoardo. Edoardo era uno chef, Giovanni un cuoco, e io ho fatto un corso da sommelier e volevamo cercare di aprire un'attività culinaria. Noi fondamentalmente abbiamo uno street food di pasta fresca. Abbiamo un laboratorio artigianale dove cuciniamo in loco la pasta, e sia per l'asporto sia, diciamo, si può consumare qui, anche se è uno street food, ci sono dei punti d'appoggio. La nostra cucina è per lo più romana, ci sono piatti romani come la carbonara, la gricia, la cacio e pepe, la matriciana. Abbiamo anche dei piatti del giorno quotidianamente, in base anche alla stagione. Quindi magari un pesto in primavera, una boscaiola d'inverno. E la gente, i turisti fondamentalmente, che sono i nostri principali clienti, oltre agli uffici, alle università, possono scegliere tra diverse tipologie di pasta e condimento. Cioè, tornarelli, rigatoni, strozzapreti, fettuccine. Abbiamo anche l'Alfredo, che è una pasta che, diciamo, che va molto in voga in America, che non sarebbe altro che poi una pasta con burro e parmigiano, tanto burro e tanto parmigiano, che è molto riscosso, molto successo soprattutto negli americani. È immancabile cacio e pepe, anche con la variante del lime. Ogni tanto ci divertiamo anche a fare degli esperimenti anche con, diciamo, ricette tradizionali. Noi ci troviamo a 150 metri da San Pietro, siamo all'interno di Borgo Pio, che è un borgo antico, nel quartiere Prati, e appunto a 150 metri c'è l'ingresso della città del Vaticano. Quindi, come potete immaginare, chiaramente stiamo vivendo un momento di estrema difficoltà proprio per la mancanza di turismo. Speriamo, ecco, che in tempi brevi riprenda il lavoro, perché stiamo vivendo un momento di estrema difficoltà, non solo noi ma tutte le attività di San Pietro e zone limitrofe. Chiaramente questa è una zona che per l'80% vive di turismo. Ci sono anche chiaramente diversi uffici o sedi dell'università come la LUMSA, però chiaramente il grosso è, diciamo, è il turismo fondamentalmente. L'idea è comunque quella di cercare di aprire un secondo punto, un terzo punto, è un'idea che già avevamo, diciamo, pre-Covid. Poi chiaramente gli entusiasmi sono un po' smorzati, chiaramente per questa situazione di grossa difficoltà che ci siamo trovati a vivere. Però l'idea è quella di portare il nostro marchio un domani anche all'estero, quello è l'obiettivo chiaramente. Siamo giovani e chiaramente non abbiamo timore di nulla.